Mister Helmet, Tabloid Motori, con quello che sembra essere un unico colpo di matita, al centro stile Piaggio hanno disegnato una Vespa, la 946, che è una, diciamo così, un riconoscimento a tutti i decenni di attività e di vita della Vespa del gruppo Piaggio, e che sembrava essere un prototipo e basta, invece è diventata realtà. Le motorizzazioni non sono ancora tante, ma ci piacerebbe farcela spiegare da chi l'ha inventata e da chi l'ha prodotta. Mister Helmet e Tabloid Motori, siamo con Marco Labri, che è il responsabile del centro stile Piaggio, che con quello che sembra essere un unico tratto di matita, molto zen, chissà se questa cosa ve l'hanno mai detta, ha disegnato la nuova Vespa 946. Sì, effettivamente esattamente un anno fa presentavamo qua all'ECMA un prototipo nato per rendere omaggio all'MP6, la capostipite di tutta la famiglia Vespa. Era il 1946, allora è proprio per questo la chiamiamo 946. Allora era un prototipo e esattamente un anno dopo presentiamo la versione definitiva, che andrà in produzione a primavera. Per quanto riguarda lo zen e il tratto, effettivamente Vespa è caratterizzata da queste linee molto fluide e molto morbide, questo aspetto un po' latino, materno, che proprio contraddistingue un po' lo stile, il design italiano e soprattutto la Vespa. Ma quello che sembrava essere un prototipo, quello che era un prototipo l'anno scorso, anche quest'anno vi hanno chiesto se era un prototipo. Sì, è infatti con grande orgoglio che presentiamo un oggetto che andrà in serie esattamente come era il prototipo. Spesso accade che dal concept, dall'esercizio di stile alla produzione, per motivi tecnologici, di fattibilità o di costi, si debbano raggiungere dei compromessi. Qua invece stile estremo e tecnologia estrema hanno permesso di rispettare quello che era il concept iniziale. Allora, le scelte sono forti, manca il vano sottosella, c'è acciaio ma c'è anche alluminio, c'è un traction control, cioè avete veramente pescato a piene mani da più di uno stilema del gruppo Piaggio, se non mi sbaglio, cioè è una summa, è il riassunto di tanti decenni di esperienza. Sì, sicuramente in 946 c'è lo stato dell'arte delle tecnologie del gruppo. Come ogni Vespa che si rispetti, anche 946 è una monoscocca in acciaio, in più questa è impreziosita da particolari di elementi in alluminio, non solo per motivi di leggerezza ma anche per motivi proprio di fattibilità e strutturali. Solamente una pressofusione come questa poteva permettere una sella sospesa che lasciasse la coda completamente pulita per permettere, per valorizzare la linea della Vespa e far emergere questo posteriore, che è quello che suggerì poi il nome Vespa, proprio perché sembra un pungiglione. Per quanto riguarda, non c'è vano casco, è vero, uno stile estremo richiede qualche sacrificio, in realtà abbiamo realizzato degli accessori proprio dedicati a questa Vespa, quindi c'è un portapacchino cromato molto bello sul quale si possono montare delle borse in pelle o dei bauletti per stivare i caschi. Beh, del resto pesca alle prime Vespe, che avevano una sella triangolare così sospesa che non consentiva granché, insomma. Quello che volevo chiedere, perché ovviamente c'è anche l'aspetto un po' critico, no? E dove c'è sempre la ricerca di fun and function, uno si vanta, divertimento, in questo caso anche stilistico, e funzionalità, non è che, senza nulla togliere, è un po' messo in ombra la funzionalità, cioè è un carattere così forte dal punto di vista estetico, concettuale, di design, di stile, e io devo provocare, fa parte del mio DNA, ognuno ha il suo, e le volevo chiedere questo. Il dibattito sul rapporto fra forma e funzione è un dibattito che esiste da sempre. Sicuramente in questa Vespa la forma ha prevalso un pochino sulla funzione, ma questa è una libertà che ci siamo voluti prendere, perché questa è una Vespa che gioca molto sulle emozioni, e quindi ci sembrava giusto rinunciare a un pochino di funzionalità proprio per evidenziare il lato passionale del progetto.
Io la solvo la Vespa sotto questo aspetto piccolino, perché se uno, pensandoci, se tutti i giorni deve salire su una cosa, è meglio che salga, che vada a lavorare o che si prenda le sue, percorre le sue abitudini su una cosa che gli piace. Certo. Il faro integrato è bellissimo, mi sembra abbia il passo tanto tanto lungo, pesca da assomigliare a un GTE, è lunga tanto. Sì, il passo ha una dimensione importante. Ma perché volevamo una Vespa che per natura, con delle ruote piccole, è più maneggevole che stabile, che fosse molto stabile. Questa ha due ruote da 12 pollici, che è una dimensione grande per la Vespa, un passo lungo che quindi permette stabilità e una dotazione come l'ABS per il massimo della sicurezza. Il motore è il 125 tre valvole, quello che non consuma niente, però... E come al solito voi poi dopo tirerete fuori a sorpresa, che uno non lo dovrebbe sapere ma lo sa sicuramente, qualche altro propulsore. Adesso lei non me lo può dire, io ipotizzo. Ma sicuramente 946 sarà lanciata a primavera con il nostro motore tre valvole, cilindrate 125-150, un motore caratterizzato da buonissime prestazioni, consumi e emissioni inquinanti bassissime, e sicuramente è l'inizio e con questo mi fermo. Vabbè, con questo ci fermiamo anche noi, anche perché lei non ha l'aria di essere uno che si fa convincere più di tanto a tirar fuori cose che non deve, anche perché se non ci fosse un carattere così nel centro stile, una cosa così non si tirerebbe fuori. Noi ci vediamo per strada, nel senso non io e lei, per strada con la Vespa, e grazie della pazienza. Grazie a voi, grazie a tutti.